Cosa è una scuola senza zaino? Una scuola senza zaino è una scuola in cui i bambini si liberano simbolicamente di un peso che deve, oltre che essere fisico, anche mentale. Per cui abbiamo praticamente la possibilità per i bambini di crescere fuori dai vincoli classici, dei modelli tradizionali e in libertà assimilare i valori dell'ospitalità, della comunità e della responsabilità. Ci sono delle diffidenze in merito a questo nuovo metodo di intendere la scuola. Cosa vogliamo rispondere a chi dice che non si studia in questa scuola? Questo è assolutamente falso, perché ovviamente è solo un approccio diverso all'apprendimento. Essendo una scuola innovativa, questo comporta grande investimento di risorse professionali. Chiaramente questo potrebbe ovviamente spaventare, ma chiaramente è diciamo una, come dire, un punto di forza del modello che invece non abbandona il concetto tradizionale, i valori tradizionali della scuola primaria, ma li rinnova e li rende assolutamente adatti a dei bambini del XXI secolo. Qual è il valore aggiunto di queste scuole senza zaino? Il valore aggiunto è che senza zaino è una scuola molto organizzata e quindi ha una, come dire, il modello è molto organico e molto strutturato, sia per quanto riguarda proprio l'integrazione tra gli aspetti fisici e gli aspetti curriculari, cognitivi, ma anche l'attenzione a quella che è la comunità professionale, la qualità del curriculum scolastico, la bellezza degli ambienti che vengono allestiti con grandissima cura, mentre invece, che devo dire, una scuola normale si punta molto sulle discipline, sullo studio, però poi se guardiamo gli ambienti magari sono anonimi. Allora noi invece riteniamo che tutti gli aspetti siano curriculum perché comunicano messaggi educativi e quindi l'attenzione è a tutti i dettagli di quello che è l'ambiente scolastico. Questa è la scuola del XXI secolo, lei ha conosciuto anche quella del XX secolo, cosa ha trovato di diverso? Allora, senza zaino recupera tantissimo della tradizione pedagogica italiana, a cominciare da una grande italiana, Maria Montessori, che è molto più diffusa all'estero che in Italia e questo ci dovrebbe anche porre qualche domanda. Di diverso c'è che chiaramente la scuola del XX secolo, del dopoguerra, io ho fatto la scuola del dopoguerra, è una scuola un po' selettiva, una scuola in cui ognuno di noi andava avanti con le sue energie, per carità i maestri erano bravi, però i bambini di oggi sono talmente diversi che non è più pensabile una scuola del banco, dell'ascolto, della lezione, del voto, perché loro vogliono partecipare, vogliono sentirsi protagonisti e la dispersione scolastica che abbiamo in Italia, che è un dato sociale veramente terribile su cui si discute poco e su cui l'opinione pubblica non è molto consapevole, noi abbiamo una dispersione scolastica veramente che ci mette ai primi posti o agli ultimi, come vogliamo, del mondo. Questo noi non ce lo possiamo più permettere. Quindi senza zaino possiamo anche togliere il titolo, è la scuola per i ragazzi di oggi, che poi tra l'altro è nelle indicazioni nazionali, che sono il nostro testo programmatico di riferimento. Senza zaino cerca di realizzare questo.